benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo un ospite con noi, Christian Quadri. Ciao. Che cosa fai nella vita, Christian? Dici un po' perché ti abbiamo qui come ospite. Allora, come ospite dovete Alessandro, che a fine lezione è arrivato e mi ha detto: posso chiedere una cosa? Io pensavo fosse una domanda relativa al corso, invece incastrato in questa cosa. Ho accettato molto volentieri, infatti vi ringrazio dell'opportunità che... Meno male. Di questa cosa, sì sì, assolutamente. Io sono ricercatore per, diciamo, chi è esperto di leggi dell'Accademia, sono un ricercatore a tempo determinato, lettera A, quindi ricercatore junior, la parte junior, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Informatica. Mi occupo di reti, diciamo in larga, come principale argomento, e in particolare negli ultimi anni tengo il corso di reti wireless e mobili nella laurea magistrale in informatica che mi è stato attribuito, e mi occupo come attività di ricerca, mi occupo principalmente di due ambiti, uno più informatico e uno più invece relativo alle telecomunicazioni. Quello informatico è ottimizzazione e gestione di risorse di calcolo a livello edge computing, che è uno degli argomenti di cui parleremo oggi, e quindi a servizio di applicazioni e servizi che hanno bisogno di bassa latenza, quindi risorse ottimizzazione, partendo dalla modellazione tipicamente con strumenti di ottimizzazione combinatoria, con altri colleghi del dipartimento, quindi una collaborazione all'interno del dipartimento, e con soluzioni che possono andare come algoritmi heuristici, algoritmi ottimi o tecniche di reinforcement learning, deep reinforcement learning, che sono un po' le più recenti per utilizzare questi sistemi e ottimizzare queste risorse. L'altro ambito, che invece è nato in collaborazione durante il mio percorso di visiting presso India Network a Madrid, un istituto di ricerca che si occupa principalmente di reti telecomunicazioni, e lì abbiamo iniziato un lavoro che unisce le reti wireless, in particolare le reti mobili, e l'automotive, quindi servizi che supportano la guida di veicoli, che possono essere platoon di veicoli, quindi veicoli che viaggiano a breve distanza l'uno dall'altro, coordinandoli tra di loro, quindi per mantenere l'accelerazione e la velocità di crociera, per mantenere una certa distanza tra un veicolo e l'altro, e in questo caso utilizzando tecniche di edge computing, quindi tornando alla parte di edge e vedendo se fosse possibile a livello di simulazione. Non abbiamo messo nessun veicolo, non abbiamo fatto esperimenti su strada, non abbiamo messo a repentaglio nessuna persona. Con loro abbiamo visto appunto queste verifiche sperimentali di simulazione, e ultimamente anche tecniche e, o meglio, servizi di teleoperated driving, cioè guida da remoto di veicoli tramite la rete 5G. Questo è un po' quello di cui mi occupo adesso. Il mio percorso è stato da informatico, nel senso che ho fatto 3 anni in informatica, magistrale in informatica, dottorato in informatica, postdoc in informatica e adesso ricercatore in informatica, quindi diciamo molto, molto lineare. Sempre qui a Milano. Sempre qui a Milano, con questa, diciamo, opportunità di pochi mesi, di 2 tranche di visiting presso questo istituto di India Networks a Madrid. E cos'è il processo di visiting? Cioè, cosa vuol dire? Allora, visiting è un, diciamo, si può fare in diversi momenti, si può fare sia durante il dottorato, durante il postdoc. Io durante il dottorato non ho fatto questo periodo, l'ho fatto durante il mio periodo di postdoc, ed è un periodo in cui si viene tramite ovviamente un preaccordo, quindi si apre una collaborazione con altri ricercatori, docenti, professori di vari istituti di ricerca o anche di università, e si decide di fare appunto questa visita, questo periodo in cui si lavora insieme su un determinato argomento di ricerca. È stato un po' quello che è stato il mio periodo di qualche mese con loro. E poi la cosa bella è che nel mio caso questa collaborazione poi è continuata, quindi si è mantenuta viva, perché questo è stato nel 2019 e tuttora è in essere, quindi ottimo. Sì, infatti sono molto contento di questa opportunità, e più, diciamo, queste occasioni capitano. Infatti a qualche studente che mi chiedeva: vorrei fare tesi all'estero? Vai, quanto prima fallo, perché così vedi un altro modo di lavorare, vedi un altro modo di
di fare attività di ricerca e crei una rete di collaborazione che poi diventano tutti gli effetti dei coautori degli articoli che poi si pubblicano. Mm-hmm. Quindi questa è una forza, diciamo. Okay. Io ho una curiosità. C'è qualcosa di particolare che ti ha fatto scegliere il percorso da informatico? Allora, in realtà deriva un po' da cosa vivevo in casa, nel senso che mio padre, adesso in pensione, ma ha fatto per anni il programmatore per le banche, quindi programmava in COBOL, faceva la lista programmatore, e quindi è iniziato negli anni 80 e quindi sempre questo computer, questa informatica. Sono stato uno dei primi in classe ad avere il PC, avevo un 286 che mio padre aveva, le banche dismettevano questi personal computer, quindi l'ha portato a casa, quindi ho cominciato col DOS, il Windows 3.1, 3.11 eccetera, e quindi un pochettino ho cominciato a dire, ah, ma come funziona questa cosa, come si fa a programmare, quindi ho iniziato un pochettino poi alle superiori, io ho fatto un liceo scientifico senza nessuna parte di informatica, quindi un po' però per osmosi questa cosa mi è arrivata, e quindi ho cominciato un po' a programmare malissimo, quindi non avrei passato nessun esame di programmazione se quello fosse stato il codice, e poi avevo sempre questa cosa di fare, di provare il percorso informatico, no? Non sapendo poi che in realtà l'informatica ha molto più che la semplice programmazione, cioè in realtà è una disciplina molto più ampia, infatti poi sono finito a fare infatti per specializzare, diciamo, la sua domanda, invece come sei finito a fare questa cosa in particolare? Allora, questa cosa mi è sempre piaciuto, l'idea che due entità che non sono collegate l'una all'altra possano comunicare in qualche modo, quindi da lì ho cominciato a fare il corso di reti in triennale, il corso di si chiamava Reti 2, dove si parlava un po' di reti wireless mobili, che poi è un po' quello che tengo adesso, e da lì mi sono appassionato sempre con l'idea di questa trasmissione, di questa ottimizzazione anche di trasferimento di dati, capire come funziona anche a livello, nonostante non sia poi attività di mia ricerca, ma mi piace capire come funziona a basso livello questo sistema, e poi è stato un po', diciamo, non ho avuto un po' per percorso personale, non sono uno che ha la visione a lunghissimo termine, no? Strada facendo, questa cosa mi interessa, cominciavo a lavorarci e pian piano mi sono sempre di più appassionato a questa attività. Quindi, diciamo, questa specializzazione, a che punto della tua carriera hai iniziato a realizzare che era quello che con, diciamo, con la tesi, con la scelta della tesi magistrale. Con la scelta della tesi magistrale ho detto, ok, questa cosa è, questo argomento è qualcosa che io voglio approfondire, ho iniziato con le reti, si chiamavano delay tolerant network, nel senso che un pacchettino lo prendevo, lo tenevo momentaneamente nei buffer del mio sistema, e quando c'era l'opportunità lo trasferivo a qualcun altro. Era una cosa che andava di moda nel 2010, quando ho iniziato la tesi, e da lì poi ho detto, quindi simulazione anche di rete, infatti è una cosa che è ricorrente un po' nelle mie attività, cioè poter simulare, provare, verificare che effettivamente questa cosa che io ho pensato funzioni per davvero, con poi l'obiettivo di arrivare a fare dei testbed, quindi effettivamente a mettere in produzione qualcosina, ovviamente sempre a livello accademico, dove c'è questa libertà, diciamo, di muoversi, di sperimentare, di inventare, di fallire e tutto quanto. Quindi è partita un po' da lì questa attività, si è poi spostata durante il dottorato su analisi, quindi più un aspetto che incrociava le reti vere e proprie, quindi il networking, con un po' la data mining e network science, che è un po' una delle attività che ho portato avanti durante il dottorato, quindi analisi dei dataset telefonici per capire come gli utenti si muovono, quindi mobilità, socialità, come gli utenti comunicano e dialogano tra di loro con, in quel caso era chiamata SMS per il dataset che avevamo a disposizione, e poi anche capire qual è il traffico di rete che viene generato in diversi posti della città per capire quali sono poi a posteriori quello che si può fare per migliorare i servizi, cioè capendo che cosa sta succedendo sotto si può migliorare quello che sta sopra, diciamo in parole povere.
Prima, tipo, mentre facevi un overview della tua carriera, hai tipo detto che hai lavorato in campo Edge e poi vabbè, adesso anche telecomunicazioni, facendo sia il tuo corso che il corso di cloud computing, di fatto tipo mi sembra che queste cose alla fine, cioè, si intersechino molto bene e, cioè, finisce che quando si parla di reti wireless o comunque di comunicazioni, il limite, il bound che li separa svanisce, sì, praticamente. Sì, sì, esatto. Allora, diciamo che... Soprattutto in questo periodo. Esatto, no, hai toccato un giusto punto, nel senso che pian piano questi due mondi, ed è pian piano avvenuto nel tempo, no? Cioè, tutto l'appannaggio delle le reti prima erano completamente nel dominio delle telecomunicazioni, quindi sistemi che funzionavano in un certo modo, molto, molto statici, ed era la tecnologia che funzionava, quindi non si può dire che non funzionava. Con l'avvento, soprattutto, come dici tu, del cloud computing, quindi delle tecniche di information technology, quindi l'IT, quindi l'informatica, si è progressivamente, diciamo, questi due mondi sono un po' confluiti, che è un po' anche il risultato è, ad esempio, la rete 5G è un po' la fusione di tutte queste, e soprattutto questo bordo tra edge, cloud, radio è molto più fluido, nel senso che si parla anche in molti articoli di edge cloud continuum, quindi c'è proprio un continuo in cui un servizio è collocato in diverse parti di questa rete in modo continuo, cioè non c'è una separazione netta, e anche le soluzioni, sia quelle accademiche ma anche quelle industriali, piuttosto che degli operatori telefonici, ma anche di chi costruisce proprio gli apparati, tengono conto di questo continuo. Quindi questi bordi li mettiamo nel momento in cui dobbiamo spiegare qualcosa, tipo ah, ok, arriviamo fino a qui, adesso spieghiamo questa parte, poi arriviamo da molto, ma nella realtà è proprio tutto un continuo, e questa è un po' la forza e anche la difficoltà della gestione del sistema, che diventa sì più performante, più dinamico, ma richiede anche soluzioni che lo gestiscono in maniera più efficiente, in maniera automatica, e quindi qua è tutto l'ambito di ricerca che nella parte di ottimizzazione di risorse, cloud, edge, radio, sono tutte cose che bisogna tenere in considerazione, e soprattutto avere anche uno sguardo al funzionamento, perché poi le cose devono funzionare, cioè non è che possiamo, ah sì, no, abbiamo sbagliato, vabbè, la rete oggi non funziona perché ho sbagliato a programmare qualcosa, poi le cose funzionano e funzionano per davvero, e anche bene, direi. E beh, abbiamo nominato il 5G, è venuto proprio quel momento. Perché esiste il 5G? Qual è la differenza col 4G? C'era, credo, adesso anche il 4G Plus. Sì, sì, esatto. Cioè, allora, diciamo che le G, ok, quindi 4, 4.5, 4G Plus, eccetera, sono delle etichette di marketing. Perché di fatto è un processo continuo, cioè quello che l'utente finale vede è un cambio di G, ok? Quindi dice, ah, adesso il mio telefono, prima c'era scritto 4G, adesso è scritto 4G+, e adesso c'è scritto 5G. Cosa è successo nel mentre? Nel mentre è successo che gli enti di standardizzazione, in particolare il consorzio 3GPP, che si occupa di definire quali sono gli standard della rete cellulare, ogni la cadenza più o meno sono ogni 2-3 anni, ma anche meno, rilascia in realtà delle release, cioè tipo 4G era la release 10 pubblicata attorno al 2010, la 4G Plus è la release 12, okay. 5G, come è stato inizialmente commercializzato, è la release 16, okay. Adesso c'è già, siamo in procinto dell'inizio della 18, che però non ha nessuna etichetta commerciale. E questo processo avviene con uno studio che coinvolge sia le università, quindi il mondo accademico, sia il mondo industriale, con la ricerca e sviluppo all'interno dell'industria, ma anche sono in questo consorzio presenti anche sia chi costruisce gli apparati, quindi chi proprio costruisce i pezzi di ferro che trasmettono onde elettromagnetiche, eccetera, e gli operatori telefonici.
Quindi è una, come dire, un consorzio che dice: bene, adesso noi vogliamo che vogliamo raggiungere o migliorare questi aspetti. Bene, come facciamo? Quali sono le tecnologie che ci permettono di, quindi uno sguardo aperto anche al mondo esterno, cioè non è che si chiudono in una stanza e decidono a tavolino come andrà il futuro. Il mondo della ricerca va avanti, quindi prendono pezzi, e prendono ovviamente dei lavori, quindi si basano su dei lavori di accademici piuttosto che di ricerca industriale, e bene, questo va migliorato in questo modo. Questo che vogliamo fare in questa release, in questo rilascio, se vogliamo fare un parallelo col software, più o meno è la stessa cosa. Mm-hmm. Facciamo questo, adesso blocchiamo, dopo un preliminare fase di studio, blocchiamo quello che ci sarà all'interno di questa release e vediamo come realizzarlo. E quello che ne esce alla fine di questo processo è un insieme di standard in cui tutti quelli che, quindi gli apparati di rete, i cellulari, piuttosto che i servizi, devono adattarsi per poter parlare quella lingua di quella release. Uh-huh. Ovviamente ci sono dei... non è un processo completamente, come dire, senza un'ereditarietà, quindi senza una legacy. C'è un aspetto di legacy molto forte in cui dici: bene, non è che adesso vogliamo cambiare tutto radicalmente, ogni volta che ci viene una nuova idea cambiamo tutto. Anche per le variazioni. Sì, c'è un continuo. Ovviamente ci sono dei momenti di interruzione, e nei momenti di interruzione forte, ovviamente, soprattutto quando il cambiamento comporta la parte radio, quindi quando comporta, diciamo, il primo collegamento, no, tra il dispositivo cellulare e l'antenna cellulare, ovviamente quello viene richiesto di cambiare il dispositivo. Sì, sì. Perché, diciamo, sono lingue diverse, sono, diciamo, standard diversi, modi di dialogare diversi a livello proprio di tutto quello che è sia la parte fisica, quindi come trasmetto l'onda elettromagnetica su questo canale, sia come dialogo poi con i protocolli digitali che sono al di sopra. Uh-huh. Ovviamente se io parlo una diversa lingua o anche un dialetto diverso non ci si capisce più, e quindi non c'è più modo di comunicare direttamente. Un po' come avevano fatto come hanno fatto tra 4G e 5G, che adesso sì, ci sono tre antenne, no? Tipo due o tre. Adesso, diciamo, ci sono quello che viene detto in gergo tecnico, è MIMO, Multiple Input, Multiple Output, quindi possiamo trasmettere e ricevere con più antenne contemporaneamente per migliorare la qualità. Quello è un processo che, ad esempio, era già all'interno del 4G Plus. Ah, okay. Cioè quella tecnologia, adesso, perché ovviamente richiede poi un'ingegnerizzazione, una miniaturizzazione e un progressivo miglioramento anche della capacità del dispositivo. Quindi questo stare al passo con queste innovazioni, però la tecnica era già gestita, ad esempio, a livello della rete cellulare, perché poi gli investimenti che sono fatti dopo sono investimenti che riguardano totalmente invece gli operatori telefonici, che dicono: ah, abbiamo messo questa antenna nuova, ah, se poi mi cambiate dopo 2 anni io stand, devo ricambiare tutte le antenne. Invece è proprio un processo molto molto lento, che tiene rispetto alla velocità con cui la tecnologia avanza. Bisogna, cioè, non è che è sempre all'ultimo grido la tecnologia. Sì, sì. Ma si tende a limitare il cambiamento in modo che sia diluito nel tempo, o si riesce comunque a fare magari dei cambiamenti magari retrocompatibili, per cui ho aggiunto una nuova funzionalità, ma se il mio dispositivo a qualunque livello della comunicazione non è aggiornato a questa nuova funzionalità, magari riesce comunque a usare quella vecchia? Allora, quello che viene dal punto di vista dell'operatore telefonico, ad esempio, vengono mantenute in realtà più tecnologie radio, più generazioni in realtà, cioè 2G è ancora attivo, GPRS è ancora attivo, che è la versione con, ad esempio, GPRS viene usato, ad esempio, dai POS. Quando leggete sull'autenticazione, c'è connessione GPRS, quindi è tuttora utilizzato per questo genere. Anche perché in quel caso non serve avere il trasferimento dati che dà 5G di gigabit per secondo. Bisogna trasferire pochi bit di informazioni, che è la carta, sono questo POS, e va benissimo GPRS. Il cambiamento, per tornare alla tua domanda, è, diciamo,
si cerca di cambiare diverse, cioè diluito nel tempo, come dicevi tu, nel momento in cui si vuole garantire una, cioè un passaggio che sia il più indolore possibile da una generazione all'altra. E ovviamente questo anche i costruttori, ad esempio, di dispositivi mettono a bordo più tecnologie, quindi ci si può, dove c'è un certo tipo di copertura, ed è un processo che pian piano viene, cioè, come dire, inizia un po' a macchia di leopardo, e poi pian piano, se questa cosa prende piede, diventa sempre più necessario, oppure apre la strada a nuovi servizi, uno vuole avere questa, diciamo, c'è la necessità. Poi ci sono tutte, e qui non, ovviamente non sono esperto, logiche di marketing, logiche di, che poi alla fine, cioè, chi investe poi vuole in qualche modo il ritorno economico, cioè diciamo, non siamo nel mondo della, diciamo, della donazione, sì. Dal punto di vista della, senza, quindi c'è questo aspetto che è da tenere in considerazione. Ci sono dei grandi balzi, dei grandi stacchi, e tipicamente avvengono ogni 10 anni, quindi da 3G che è stato fatto all'inizio degli anni 2000, 4G 2010, 5G 2020, 6G sarà previsto per il 2030, poi uno l'anticipa un pochettino per questioni di marketing, però di fatto è su una scala di decenni il progressivo, il grosso passo. Ovviamente nel mentre ci sono tutti dei test e pian piano delle evoluzioni, infatti si parla di 4G, 4.5G, 4.9 e poi alla fine 5G. Quando ovviamente avviene il cambio generazionale secco, ovviamente bisogna aggiornare completamente la parte. Si sente anche nell'aria quando c'è un cambiamento del genere, già a partire dalle pubblicità che vediamo, sì, dei esatto. 4G, 5G. Io ho una domanda un po' più tecnica, ci puoi spiegare meglio in cosa consistono questi standard? Allora, questi standard sono dei documenti proprio che sono dei technical report di fatto, sono pubblici, quindi questa è l'altra cosa, cioè sono pubblicamente disponibili. Se andate sul sito di 3GPP.org, ci sono tutte le release, ovviamente sono fatti per i detti lavori, quindi ci sono... Quindi per voi tre. Ma no, ma neanche per me, perché non sono comunque dei... Cioè, capisco alcune parti ovviamente, ma siccome riguardano, ci sono diversi gruppi di lavoro che si organizzano e dicono: bene, noi come gruppo di lavoro ci occupiamo di dire come fare a trasmettere un'onda elettromagnetica da un dispositivo A a un dispositivo B, e questo è uno standard. Quindi se si vuole si usano queste frequenze, si usa questo modo per codificare i bit di informazione in un segnale analogico che è un'onda sinusoidale, quindi quelli segni e coseni che si studiano ai superiori, e come variare le proprietà di quest'onda per codificare delle informazioni. Questo uno. Poi sopra come gestiamo, ok, adesso abbiamo raggiunto questo canale, un altro gruppo di lavoro si occupa di come gestiamo chi parla quando, quindi come gestiamo le reti cellulari sono l'esempio di molti dispositivi che parlano contemporaneamente, cioè quindi come organizziamo questo canale. E questi standard sono definiti, quindi richiamano, ovviamente se uno legge per la prima volta capisce ben poco, perché si rifanno a come questa cosa intendiamo come questo altro standard, quindi un continuo rimando, c'è una quantità di acronimi infinita, quindi quello è il punto, però gli standard sono scritti così, e se uno costruttore di dispositivi, ad esempio proprio del chip di trasmissione, quindi non tanto la marca finale ma qual è il chip radio che viene messo all'interno del dispositivo, oppure chi costruisce le antenne cellulari, o chi vuole creare delle soluzioni, dei servizi, quindi degli apparati che stanno dietro queste antenne cellulari, che raccolgono informazioni e gestiscono tutto il traffico, in base a che livello vuole toccare all'interno di questi, diciamo, di questo livelli di protocolli, dice: bene, io adesso vado a prendere questo standard, leggo come è fatto, ci sono ovviamente nello standard delle definizioni che dicono dove si deve fare così, quindi se si vuole
che tutto funzioni deve essere utilizzato in questo modo, quindi questo bit significa questo byte significa quest'altro, bisogna comunicare con questo protocollo, quindi in modo sicuro, in modo non sicuro, ci sono tutta una serie di definizioni, e ci sono però altre parti che sono lasciate al costruttore, che quindi determinano anche una certa libertà di magari implementare un certo algoritmo, o una certa modalità per accedere al canale, o un certo modo di definire, che ne so, un'onda o che. Però questo dà l'impalcatura e una grossa struttura a questa standardizzazione, che è fondamentale per poter rendere interoperabili i vari sistemi, cioè, altrimenti saremmo nella condizione in cui ogni costruttore fa una propria soluzione proprietaria e quindi si parla solo con antenne di un certo costruttore. Sarebbe l'anarchia. Esatto. E poi soprattutto, poi certe soluzioni magari sono più, nel momento in cui si lascia questa libertà all'interno della struttura, ci sono soluzioni che sono più, diciamo, migliori rispetto ad altre, quindi offrono garanzie migliori per un certo tipo di servizi e peggiori per un altro. Ad esempio, a livello di antenna cellulare che viene lasciato ai costruttori è come organizziamo e come gestiamo quello che è detto in gergo lo scheduling della base station. Cioè, io ho una serie di risorse che sono disponibili nel tempo, dici bene, adesso io ho tot dispositivi da dover far parlare con me oppure inviare a loro certi dati, come li organizzo nel tempo? C'è la definizione che le informazioni, lo standard dice se devi comunicare in questo modo, ma come tu decidi di organizzare le risorse, ci sono ovviamente a livello accademico, ci sono degli algoritmi, dei macro contenitori, diciamo, tipologie di algoritmi, ma poi effettivamente l'algoritmo che viene messo a bordo sta al costruttore, definirlo, quali sono le priorità, quali sono le prestazioni che vuole garantire, e tutto questo è lasciata libertà al costruttore, che poi dice, e poi l'operatore telefonico decide quale costruttore di apparati contattare per implementare la propria rete, perché poi alla fine un pezzo di ferro da qualche parte deve esserci, cioè un'antenna o qualcosa deve esserci per trasmettere, perché da quel momento siamo nella parte fisica. Dietro invece è tutta un'altra storia, che magari poi toccheremo questo argomento. Quindi abbiamo parlato degli standard, di come vengono definiti e come vengono aggiornati nel tempo, e però non abbiamo detto nulla, cioè più o meno quasi niente, di 5G. Che cosa c'è dentro, che cosa lo rende migliore del 4G, 4G Plus, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, 5G vede nella sua, nel suo rinnovamento della rete cellulare, da una parte è un miglioramento, quindi in questo senso potrebbe essere visto come un'evoluzione del 4G nella parte radio. Okay. Lì c'è un'ottimizzazione molto, molto maggiore dell'utilizzo delle risorse radio, quindi una possibilità di mettere molti più bit di informazione sulla stessa onda elettromagnetica, e questo è dovuto al miglioramento delle tecniche di trasmissione. Quindi ad esempio MIMO, che citavamo prima, multiple input, multiple output, ha permesso di ottimizzare l'energia che viene fornite ai dispositivi, sia in trasmissione che in ricezione. E questo è un primo aspetto. Poi un occhio alle diverse, più che altro, esigenze che ci sono del mondo. Cioè, non è che la nuova release è così tanto, come dire, un gioco che i vari enti di standardizzazione hanno voluto fare adesso ne facciamo un'altra giusto per... ma è dovuta alle esigenze, in particolare a una richiesta di diversi mondi. Uno, il mondo dell'utente finale umano, no? Quindi che richiede sempre più velocità di trasmissione, quindi abbiamo bisogno di molta più banda per poter trasmettere queste informazioni, e che apre la possibilità a nuovi servizi, cioè ad esempio la realtà aumentata, la realtà virtuale, sempre più
sempre più dati che possono essere trasmessi, quindi possibilità di avere queste, queste informazioni che fluiscono in mobilità, quindi questa è la vera, una delle vere sfide. Dall'altro anche la latenza, la bassissima latenza che viene richiesta. Questo ha richiesto per essere, diciamo, i servizi che richiedono sono sia dal punto di vista umano, quindi si parla anche di, si trova il termine tactile internet, cioè la sensazione di avere una latenza che è come quella del tatto, quindi pochissimi millisecondi, da quando l'impulso parte a quando mi torna la risposta. E questi sono degli aspetti che sono fondamentali, che permettono e che hanno richiesto in realtà il revisionare completamente la parte radio delle trasmissioni. Dall'altra parte, qui dietro l'antenna, c'è tutto il mondo che viene detto core network, che sono tutti gli apparati che si preoccupano di trasferire il dato che è arrivato o che proviene dalla base station verso, verso internet, diciamo così, e verso tutti quei servizi che sono tipici di chi ha utilizzo dei dispositivi mobili. E questo è stato completamente revisionato, e quindi questo è quello che non è semplicemente l'evoluzione della tecnologia precedente, ma è stato anche qui quello che si vede è un cambio radicale, ma in realtà è stato fatto a piccoli pezzi e si deve a diverse tecnologie che sono state consolidate all'interno del data center, che sono uno la virtualizzazione, quindi tutta la parte di virtual machine, il progressivo disaccoppiamento tra quello che c'è su un PC, okay, su un server, e i servizi che sono montati su questo server. Cioè c'è la virtualizzazione, c'è ad esempio la containerizzazione nel caso di Docker, quindi semplifica ancora di più e riduce anche l'occupazione di un servizio virtualizzato, e la possibilità di avere questa grande dinamicità nella gestione dei servizi. Cioè io posso istanziare un servizio su un determinato server, muoverlo on the fly, quindi nel momento in cui questo sta girando io posso trasferirlo e replicarlo in diversi altri data center. Posso per questioni di scalabilità creare più istanze per servire più richieste in maniera dinamica, senza dover acquistare più server fisici, ma semplicemente istanziando e lanciando di fatto nuovi container, nuove macchine virtuali. E questo si è dimostrato molto forte e molto robusto all'interno del data center. Quindi è una tecnologia che è presa in prestito da questi data center e portata all'interno della rete core. Quindi se prima nella parte di rete 5, di rete 4G c'erano degli apparati che avevano sia quello che è proprio il ferro, quindi il server vero e proprio con installato il servizio e tutte quelle che sono le componenti che permettono di gestire la rete cellulare, che è molto molto complessa, tipo autenticazione, accesso, verifica della possibilità di fare contabilizzazione, insomma ci sono tutta una serie di servizi che ovviamente l'utente non vede, che è tutto quello che è il traffico di, quello che ho detto, traffico di controllo o traffico di segnalazione, che permette poi alla rete di funzionare, e il traffico dati. Quello che è cambiato è che è stato questo proprio disaccoppiamento tra qual è, diciamo, bisogna sempre avere dei server che effettivamente con delle vere CPU, con delle vere, con la RAM, con il disco, eccetera, che effettivamente poi alla fine svolgono i compiti. Ma quello che sono le funzionalità della rete, quindi quello che deve fare questo determinato componente, viene messo in software, viene disaccoppiato, e quindi abbiamo bisogno di, in questo momento, questa singola istanza non ce la fa più perché l'abbiamo sottodimensionata. Bene, ne creiamo un'altra che è in grado di fare bilanciamento di carico tra una e l'altra. E tutto questo viene gestito in modo dinamico, in modo flessibile, e permette di raggiungere da una parte quelle latenze che sono il requisito di 5G, quindi bassa latenza in alcuni casi, e poi ci torno su questa cosa in alcuni casi. E permettere poi una scalabilità, quindi la possibilità di gestire in modo sia
dinamico sia la crescita di dispositivi connessi sia la decrescita di dispositivi connessi, quindi questa elasticità di automatica della rete. È molto più flessibile rispetto al 4G? È molto più flessibile. La 4G versione prima, perché poi diciamo nelle varie release che hanno portato dalla 10 alla 16, in realtà all'interno della rete core, quindi senza impattare i dispositivi degli utenti, quindi i cellulari, progressivamente queste opere erano già in atto, quindi separare pian pianino, disaccoppiare, e anche in questo mondo di rete core 5G si è vista un po' la convergenza tra i due mondi, cioè tra il mondo IT, quindi di informatico, e il mondo ICT, quindi più telecomunicazioni. Quindi c'è stata una fusione, una condivisione di competenze per arrivare poi alla rete 5G. Questo ha permesso anche questa versatilità di creare una rete che si adatti a diverse esigenze. Cioè, mentre la rete 4G era una soluzione che cercava di andare bene un po' per tutti, no? Quindi aveva la banda larga, sì, un po' cercava di abbassare la latenza in certi casi, ma era una soluzione unica per tutta una serie di servizi. Dal 2010 in poi diversi servizi sono emersi, ad esempio tutto il mondo dell'Internet of Things, tutto il mondo dell'industria 4.0, quindi alta collaborazione tra quello che sono i sensori e gli attuatori industriali, oppure anche richieste sempre maggiori da parte degli utenti di banda, di data rate. Di latenza. Anche appunto la latenza, ad esempio, una delle tipiche latenza e anche affidabilità. Si parla sempre dei livelli di 9, no? Dei 5-9 che sono 99.999%, okay. Oppure 6-9, un 9 in più, quindi quella dell'affidabilità della scusa se rete. Ti interrompo. No, che differenza c'è tra latenza e affidabilità? Allora, la latenza è semplicemente, tra virgolette, il quanto tempo deve impiegare il dato per andare da un punto da una sorgente a una destinazione. Questa è la latenza. Poi si possono vedere la latenza end-to-end, quindi da un dispositivo A a un dispositivo B, oppure quello che è detto round trip time, cioè il mio dispositivo manda un'informazione, ad esempio nel caso di attuatori e sensori all'interno dell'industria, io registro e monitoro qualcosa, trasmetto questa mia informazione a un punto, fa la sua elaborazione e mi manda il risultato. Questo loop, okay, deve completarsi entro tot millisecondi. Questa è, diciamo, la latenza. Spesso, diciamo, nel gergo tecnico, delay e latency sono leggermente diverse, però in questo contesto si possono, diciamo, accomunare. Invece l'affidabilità è dire: bene, io trasmetto questa informazione e il grado di la garanzia che voglio avere sulle proprietà di questa trasmissione, che può essere deve arrivare entro tot millisecondi oppure deve arrivare completa senza errori, deve essere affidabile al 99,999% dei casi. Un esempio tipico di questa affidabilità e bassa latenza, ad esempio, è la gestione automatica della rete elettrica. Cioè pochi millisecondi di latenza possono causare grandi danni, e mancare ad esempio l'attuazione per inaffidabilità e quindi non avere quella garanzia dei tot numero di 9 comporta ovviamente dei danni molto seri, che non è ad esempio l'affidabilità di una comunicazione voce, ad esempio è molto bassa, perché non abbiamo bisogno di trasmettere questa informazione, anche se perdiamo qualche bit di informazione non è un problema. Se invece perdiamo un bit di informazione di un comando che deve andare a spegnere qualche trasformatore, ovviamente sono diverse. Appunto questa forte diversità è un qualcosa che la rete 5G può, tramite la sua versatilità, può gestire. Infatti quello, una delle altre tecniche che sono state poi introdotte nella rete 5G è il concetto di slice, cioè proprio una sorta di fetta della rete configurata in maniera tale da supportare in modo efficiente e preciso un determinato tipo di servizio. Ad esempio, a livello di standard sono definiti tre macro
tre macro slice. Uno è detto mobile broadband, che è quello che è più comune agli utenti, cioè la banda larga che noi abbiamo. E questo quindi richiede grande quantità di dati, una latenza che è abbastanza bassa, ma non estrema come negli altri casi, e richiede la gestione, ad esempio, della mobilità e tutta una serie di caratteristiche che sono prettamente per l'utente finale umano. Okay. Poi ci sono quello che è detto MTC, quindi Machine Type Communication, e quindi è una comunicazione che prevede una comunicazione con macchine, ok? Quindi nel caso, ad esempio, all'interno di un sistema di raccolta, ad esempio, di sensori, nel mondo, ad esempio, di monitoraggio di certi siti, di comunicazione tra diversi dispositivi che però sono attaccati a macchine, non c'è un umano all'interno di questo loop, e hanno una quantità di dispositivi enorme, poca mobilità perché ormai i dispositivi IoT non si muovono più di tanto, e richiede però una capacità di elaborazione di tantissimi dati, tantissime connessioni contemporaneamente presenti. Una terza invece è quella che è detta ultra reliable, quindi affidabilità, low latency communication, quindi affidabile e a bassissima latenza, però con magari pochissimi dati di informazione, non ho bisogno di una quantità di dati enorme, che serve per, una volta che ho ricevuto un dato dal mio sensore che mi dice guarda che questo macchinario sta fallendo, immediatamente devi bloccarlo, ad esempio, oppure ho un sovraccarico su questa rete elettrica, stacca immediatamente questo cavo. Okay. E questo e deve essere affidabile, perché io devo sia leggere il dato, deve arrivare la giusta, la corretta lettura, e secondo anche l'attuazione. Okay, l'azione, quindi, deve essere tempestiva. Esatto, caso. E quindi abbiamo diverse, a seconda, la rete è sempre la stessa, cioè non è che per diversi servizi noi raddoppiamo la rete, abbiamo antenne diverse, ma la separazione delle risorse la gestiamo in maniera dinamica, quindi in funzione dei servizi che sono necessari all'interno della rete. E questa è una versatilità che 5G ha nella sua interezza, quindi sia la rete fisica, che è il primo pezzo ovviamente che bisogna, quindi l'antenna, ok, quindi quella parte lì va ovviamente installata e deve essere presente, sia la parte core, quindi la parte dietro che è nascosta, diciamo, ai più. Ma quindi le antenne che utilizziamo per il 5G sono tre, o ne abbiamo una sola che riesce a occuparsi di tutti questi slice? Allora ce n'è una, è sempre una. Allora poi dipende quali sono i range di frequenze che vogliamo utilizzare. Ad esempio, con fino a 4G avevamo quella che poi è stata definita la banda di frequenza 1, che andava da più o meno 400 MHz fino a quello che si dice sub 6 GHz, quindi fino al massimo a 6 GHz, e poi un'altra banda di frequenze che invece è nello spettro delle cosiddette millimeter wave, cioè l'onda, la lunghezza d'onda dell'onda sinusoidale è nell'ordine del millimetro, quando invece per le altre sono nell'ordine del centimetro, decine di centimetri, addirittura qualche metro. E queste sono altre frequenze, quelle che sono utilizzate, ma hanno la possibilità di avere tantissima banda, nel senso che è facile all'interno di quello spettro radio avere capacità molto molto elevate, e quindi garantire quell'elevato throughput, quell'elevata data rate che c'è. Ovviamente tutto questo è fortemente regolamentato, nel senso che la potenza di trasmissione emessa è precisamente regolamentata agli standard internazionali, e soprattutto in Italia siamo al di sotto di questo livello di guardia, che è quindi quanta energia può essere messa nella trasmissione wireless. E questo determina che in realtà tutto questo range è abbastanza, cioè, sicuro, nonostante ci siano, ovviamente richiede molte più antenne, soprattutto se si parla di onde, per chi è esperto lo sa, nel senso che, ma per i non esperti, minore è la frequenza, maggiore è il range di comunicazione, a parità di potenza di emissione.
Nel momento in cui andiamo su frequenze molto alte, ovviamente mantenendo sempre la stessa potenza, ovviamente riduciamo il raggio di comunicazione. Okay. Quindi, okay, se io devo comunicare con Alessandro ma utilizzo una bassa frequenza, si potrà trovare anche a lunga distanza. Esatto. Al contrario, se utilizzo un'alta frequenza dovrà essere più vicino per ricevere. Esatto, esatto. E anche su questo, ad esempio, queste frequenze possono essere utilizzate in maniera molto dinamica, nel senso che per avere quel sistema di, ad esempio, di copertura, no? Garantire e sapere che siamo registrati alla rete cellulare, quindi gestire la mobilità, possiamo utilizzare antenne che lavorano con frequenze molto basse, diciamo non bassissime, perché poi ovviamente è tutto regolamentato, sono degli slot da utilizzare, sì, sì, non è libero. Però per garantire questo, che sono semplicemente il traffico di controllo, dice ok, mi sto muovendo in questa cella, mi sto spostando da questa parte, sono adesso sotto questa antenna, sono pochi bit di informazione che richiedono un grande range. Per esempio, quando invece ho bisogno di trasferire dei dati, allora usiamo un'altra antenna che invece usa, che ne so, onde millimetriche, quindi altissima capacità di trasmettere al dispositivo queste informazioni, sapendo dov'è. Ad esempio, in questa stanza potrebbe esserci messa un'antenna 5G che su onde millimetriche che ci trasmette l'altissima banda le nostre informazioni. Ma il motivo per cui più è alta la frequenza mantenendo la potenza costante diminuisce il range è dovuto al fatto che l'onda semplicemente impatta con gli ostacoli e non li supera? Da una parte è duplice, sono tutti aspetti fisici, quindi qua è la fisica che ne fa la padrona. Sì, è una curiosità. Ed è una verità, cioè uno la può provare, e perché nel processo di quello che viene detto perdita della potenza lungo il percorso, già si dice path loss, dipende in modo quadratico dalla lunghezza d'onda. Quindi più alta la frequenza, quindi l'inverso della lunghezza d'onda, più noi abbiamo una perdita che va al quadrato. E quindi decade questo in modo molto più veloce. Okay. Avendo la stessa potenza iniziale, noi abbiamo il dispositivo che si trova dall'altra parte con cui dobbiamo comunicare, si trova a sentire una potenza che è molto minore se usiamo una alta frequenza piuttosto che una bassa frequenza. Tipicamente, ma questo magari qualcuno di voi l'ha già sperimentato, se avete un dispositivo wifi con due bande, quindi 4 GHz, okay, 5 GHz, anche nel vuoto, quindi se non avete ostacoli, il raggio di copertura di una 2.4, che è una delle bande utilizzate, è molto maggiore di una invece a 5 GHz. Questo per un effetto. In più c'è l'effetto, come che dicevi tu, che è anche il passaggio degli ostacoli, perché più è bassa la lunghezza d'onda, e l'onda è in grado di superare degli ostacoli che sono più o meno dello stesso ordine di grandezza. Ad esempio, mentre un'onda della banda sotto i 6 GHz passa anche attraverso i muri, ovviamente con attenuazioni, perché poi sono elettroni che vanno a impattare su proprio altri elettroni, sì, sì, sì. Cioè vengono smorzati nella potenza, quindi perdono potenza andando a attraversare certi ostacoli, ma li superano. Nel caso delle onde millimetriche basta mettere una mano per fermare la trasmissione, quindi adesso a seconda della mano oppure un piccolo muro, quindi sono fortemente ostacolati da questo, quindi richiedono anche tecniche di trasmissione un po' più complesse per quello che sono anche venute dopo, perché la ricerca ha dovuto fare passi da gigante per poter poi utilizzarli in maniera su larga scala soprattutto, cioè alla fine nei laboratori si può fare qualsiasi prova e trasmettere, abbiamo trasmesso un bit. Era quello solo l'inizio, e poi invece va ingegnerizzato, va sperimentato, va migliorato, ottimizzato, da poi essere impiegata in un sistema che funziona. Wi-Fi funziona, le rete cellulari funzionano, perché è permesso che questi studi stati fatti hanno garantito poi il futuro di questa cosa. Ok, forse a casa mia dovrei utilizzare una banda minore per far arrivare il Wi-Fi in camera. Infatti adesso molti router... No, quello adattivo che sì, switcha tra una banda tra una frequenza e l'altra. Dipende, quello è lo standard, se lo standard lo supporta, perché anche quello è un altro standard, anche lì si parla di standard. Quindi abbiamo detto in realtà prima che la potenza associata all'onda
che viene trasmessa, che viene emessa dalle antenne e vabbè dai dispositivi, anche se non so se hanno la sì, capacità. Anche i dispositivi hanno tutti una... Comunque cioè, è regolamentata e sta entro certi limiti. Una domanda che penso possa risultare abbastanza tipo intuitiva magari a qualcuno che non conosce è che non vedendo l'onda io non so se tipo può farmi male alla salute, cioè nel senso ok che è regolamentata ma siamo sicuri di questa cosa, soprattutto diciamo applicato al 5G che comunque abbiamo detto che ha onde a più alta frequenza e sappiamo tutti che le onde quando aumenta la frequenza diventano tipo più dannose. O è la potenza che è più dannosa? È la potenza. Diciamo okay. Che, allora, ad esempio, un'onda elettromagnetica che è ad altissima frequenza oltre il terahertz è la luce. Quindi quella è la stessa, diciamo, muovendosi verso alzando le frequenze si arriva alla luce. La luce ovviamente è dannosa se tu guardi direttamente guardi il sole, quella è dannosa. Non fatelo. E, no, allora, questa regolamentazione ha sia un... regolamenta di fatto la potenza con cui deve essere accelerato un elettrone. La stessa potenza, ad esempio, che viene utilizzata per le onde elettromagnetiche di Wi-Fi a 2.4 sono le stessa tipologia di onde che viene utilizzata per il forno a microonde, che lavorano nella stessa identica range di frequenze, solo che il forno a microonde lavora a 800 se non più watt, invece il dispositivo da trasmissione access point di casa lavora a 4-5, adesso non so esattamente, comunque lavora a potenze decisamente con onde di grandezza inferiore. E questo determina che innanzitutto sono onde che non sono ionizzanti, nel senso che sono onde che per il livello di potenza associato all'elettrone che viene accelerato, anche urtando con altri elettroni, quindi la materia e anche diciamo il nostro corpo umano, non consentono il salto degli elettroni nelle parti diciamo più esterne degli atomi che ci compongono. Ad esempio onde che invece sono e state diciamo dimostrate anche sono ad esempio i raggi X, quelli delle lastre eccetera, che ovviamente vanno utilizzati con parsimonia, che uno può fare lastre tutti i giorni così per... quindi diciamo quelle sono utilizzate diciamo in ambito specifico, in ambito medico, quindi utilizzate per certi, o anche ad esempio la radioterapia nella cura dei tumori è fatta apposta per bersagliare e distruggere quella parte calibrando, quindi sono sempre onde elettromagnetiche, ovviamente in quel caso cariche di energia e ionizzanti che quindi vanno a distruggere e interferire pesantemente con la materia. Ci sono tantissimi studi e soprattutto ci sono anche dichiarazioni anche della Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che non ci sono correlazioni scientifiche di un danno provocato dall'utilizzo di tecnologie wireless per la comunicazione ovviamente. E questo, essendo diciamo un ricercatore facendo parte in qualche modo del mondo scientifico, mi fido di quello che... ma non mi fido perché lo dicono loro e allora io mi devo fidare, ma perché c'è un processo di revisione di qualsiasi pubblicazione, soprattutto quelle di alto livello, che sono quelle che sono poi che fanno il fondamento poi della conoscenza a livello mondiale, sono soggetto a un meccanismo di revisione molto severo. Anzi, il meccanismo di peer reviewing che può essere appunto migliorato in tutti i suoi aspetti, però funziona nel senso che i revisori che sono poi pari, altri ricercatori, professori, eccetera, in realtà più è alto il tuo diciamo la sparata che fai, più è pesante la revisione che ottieni e anche il giudizio, quindi è molto complicato diciamo falsificare queste per fare in modo che il sistema funzioni. Questo è il mio punto di vista e diciamo è un qualcosa che le onde elettromagnetiche le stiamo utilizzando da tantissimi anni e quindi l'unica cosa che è dimostrata è un leggero riscaldamento dei tessuti, proprio un leggero riscaldamento, cioè come dire tengo attaccato il cellulare mi si scalda un po' la guancia, l'orecchio, quello è l'effetto che può essere, l'unico effetto che è dimostrato esserci. Altri non c'è nessuna correlazione scientifica con queste cose. E quindi io
ho questa attitudine. E soprattutto c'è anche uno studio, ovviamente non solo mio, ma soprattutto di chi si occupa di trasmissioni wireless e chi fa questo di mestiere, che può spiegare molto meglio di me il perché questo non causa l'alterazione, non causa tumore, come ad esempio lo sono le radiazioni radioattive, quindi quelle sì che ovviamente hanno interazione, vanno a distruggere parti soprattutto del DNA, interagiscono pesantemente con l'essere umano. Le onde elettromagnetiche per la comunicazione invece non lo fanno. Una domanda che c'entra un po' meno, però mi è venuto in mente, ma se qualcuno volesse leggere per esempio un articolo scientifico di alto livello, comunque, quindi pubblicato da professori, sì, da ricercatori, dove li si può recuperare? A parte ArcSeq, cioè sappiamo che esistono queste riviste, però... Allora, qua è un punto che... Allora, dipende, nel senso che tipo su ArcSeq ci sono... c'è tanto materiale, ma anche non revisionato. Ci sono alcuni che sono revisionate, io metto il mio articolo come bandierina che io mi sono occupato di questo, ma poi ho l'equivalente di una pubblicazione su una rivista che ha seguito il processo di revisione. Perché il processo di revisione è fondamentale, perché io posso scrivere un articolo bellissimo, fantastico, ma dire una serie di castronerie infinita, però è scritto bene. E quindi ci serve il processo di esperti che mi contraddica o che mi chieda chiarimenti su un determinato punto. Poi diciamo che ci sono questi editori, quindi soprattutto le case editrici, come ad esempio Elsevier, piuttosto che IEEE, ACM, tutto, diciamo, questo è nel mondo, poi ce ne sono altre, o anche Springer, ad esempio Nature, uno dei più famosi, su Springer, giusto? Così li ho detto di tutti, anche per, diciamo, per i principali, no? E quelli, allora, alcuni sono disponibili sotto pagamento della sottoscrizione all'abbonamento. Okay. Possono essere anche il singolo articolo, può essere acquistato. Ovviamente nel mondo accademico, ma anche di centri di ricerca, pagano questo tipo, la statale, il mio ateneo paga queste varie editrici per gli abbonamenti, e sono quindi disponibili a tutti quanti. Ad esempio, nel caso di tutti gli studenti dell'università, in realtà hanno accesso, perché l'università ha pagato per. Quindi se siete all'interno, ad esempio, della rete dell'università, potete accedere tranquillamente e gratuitamente a questi, ovviamente perché qualcuno ha pagato. Poi c'è tutto l'aspetto invece dell'open access, nel senso che sono pubblicazioni che hanno sempre il processo di revisione, quindi questo è fondamentale, altrimenti non vale. Però il copyright rimane agli autori e si paga una fee per questo open access. Ad esempio, tante pubblicazioni, soprattutto in ambito di progetti europei, tendono ad avere poi il concetto di apertura, di completa apertura del risultato di una pubblicazione. E quelli sono disponibili per tutti. Tipo, anch'io ho qualche articolo in open access, e quindi quelli si possono accedere anche da qualsiasi, possono essere accessibili da tutti quanti. Tipo ResearchGate. No, ResearchGate è una mia. Diciamo, è un mio profilo dove ho deciso di mettere i preprint, che sono quelli che sono la versione in bozza che ho mandato all'editore, quindi non ancora sotto peer review, e quindi quello può contenere errori. Invece poi la versione finale è completamente diversa, perché ha seguito il processo di revisione. Quello è proprio open access, nel senso che proprio sul sito della casa editrice, ad esempio io ho uno su IEEE, e quel lavoro lì è disponibile, aperto a tutti, anche chi non ha un ente che ha pagato l'abbonamento per questo. Quindi questi sono, diciamo, i canali legali per... Quindi, però, questi sono accessibili e consultabili. Ovviamente, ed è il motivo per cui c'è tutto questo percorso di studio, non basta leggere in due secondi e capire di tutto quanto, richiede ovviamente una certa competenza, ma non perché uno ha una migliore di un altro, ma perché tramite il continuo studio si è resi capace di leggere questo articolo, contestualizzarlo, capire quali sono
anche avendo conoscenza degli standard di cui parlavamo prima, e essere in grado di comprendere. Quindi richiede uno studio e bisogna essere esperti per poter, in questo caso, perché sono comunque articoli che sono scritti da esperti nel campo, non articoli per la parte di divulgazione. La parte di divulgazione è comunque fondamentale, nel senso che, come stiamo facendo adesso, se c'è un pezzo di semplificazione che va fatto, cioè non si può pretendere di parlare subito come se parlassi ad acronimo con voi, per 2 minuti li perdereste immediatamente. E su questo c'è un grosso sforzo da parte di chi è, come dire, la parte esperta, di riuscire ad abbassare il livello anche del vocabolario, quindi usare un certo stile diverso, senza però tradire quello che va detto. Quindi questa, ed è una, diciamo, è una capacità, quindi uno può avere o può non avere. Quindi, certo che poi serve, nel momento in cui parlo con esperti, essere invece in grado di parlare la stessa lingua nel mondo esperto. Però se dovessi spiegare a qualsiasi persona come funziona il 5G, ok, partiamo dalle basi, cerchiamo di capire con esempio, cioè in maniera molto molto più semplice. Questo è un punto che per tornare alla questione da anni, eccetera, visto, allora abbiamo detto che abbiamo parlato della difficoltà di pubblicare risultati inesatti o diciamo non scientifici, e abbiamo parlato più nel tecnico del fatto che, del perché non sia dimostrabile procurare danni con onde del tipo di comunicazione wireless. Detto ciò, come ti spieghi, diciamo, questo pazzo complottismo specificamente addirittura sul 5G? Cioè te lo spieghi per motivi, diciamo, che vogliono giustificarsi come scientifici, anche se abbiamo detto che non lo sono, per motivi storici, cioè dovuti al contesto entro cui è nato. Esatto. Immotivata. Sì, si sono dette cose assurdissime, vaccini, Covid. Sì, allora, diciamo, l'unica cosa che trasmette le onde wireless sono i bit che sono stati codificati. Quello è l'unica cosa che si trasmette attraverso queste onde elettromagnetiche, che sono elettroni che vagano. Quindi quello è quello che viene trasmesso. Allora, diciamo che secondo me 5G ha avuto un po' la sfortuna di uscire concomitante con il periodo della pandemia, nel senso, due eventi che sono scorrelati temporalmente uno dall'altro sono avvenuti nello stesso momento. Quello che si è visto e quello che è successo è stato un grande caos, nel senso che ovviamente è una cosa nuova per tutti, era una cosa nuova sia il 5G che il Covid. Ovviamente il Covid è l'aspetto principale e la preoccupazione principale, per fortuna, e ha destato un caos della causa, di come si trasmette, di cosa succede, e in questo caso si è visto non solo contro 5G, ma una quantità di complottismo che è emerso in un momento in cui non si capiva bene proprio cosa fosse e come si comportasse questa pandemia, che è stata qualcosa che ognuno di noi ha toccato a diversi livelli e con diverse conseguenze. E quindi questa sfiducia trovava un capo espiatorio abbastanza semplice, di qualcosa che secondo me non vedendosi diceva, vabbè, magari trasporta pure questa cosa, che tanto. E quindi questo è stato un caso molto semplice, accusare un qualcosa che è lì, si può vedere, perché poi ci sono anche aggressioni ad antenne, distruzioni di antenne che magari erano anche di 4G, quindi in alcuni paesi hanno anche distrutto alcune antenne che però erano della generazione precedente, però non si può distinguere bene, e quindi ovviamente sono stati limitati, non è che sia stato un movimento, però sono stati atti vandalici di questo tipo, a qualcosa che si vedeva, perché dice, quello trasmette, adesso noi andiamo a... Non puoi metterti a dare pugni alle onde. Esatto, pugni alle onde si può fare. Beh, tecnicamente sì, però non le vedi, quindi... Cioè, in realtà anche in questo momento stiamo dando pugni. Però tutto questo, secondo me, è arrivato nel momento in cui c'è stato questo proprio caos, e da un lato
è compito anche del, non sto dando responsabilità, non è questo, e non ho neanche le competenze né le conoscenze per poterlo fare, però è, diciamo, compito, tornando alla parte di divulgazione, no? Capacità di spiegare con calma a chi vuole ascoltare, ovviamente, perché chi non vuole ascoltare non ascolterà mai, però a chi è che non sa e ha bisogno di una conferma o di una smentita, a seconda dei punti di vista, da parte di chi è esperto nel settore. Cioè, capacità di non semplicemente fermarsi a questi non capiscono niente, ma cercare invece di spiegare perché questa cosa non è vera, e spiegare con argomentazione solida, basandoti su una rielaborazione e semplificazione, ovviamente, della parte di letteratura scientifica, che non può essere. Beh, no, assolutamente. Però questo è un po' il mio punto di vista. E poi anche dal punto di vista della serietà, e ci sono organi di stampa seri che devono aiutare un po' a far emergere questo piuttosto che altre teorie. Sì, ma d'altronde le opinioni, se vengono combattute con altre opinioni, non fanno che creare polarizzazione, e esatto. È quel che è successo. Sì, sì, è complicato, c'è una polarizzazione forte, e diciamo un veicolo all'interno di un unico canale che non si distingue cos'è uno, cos'è l'altro, e si recepisce tutto nello stesso, diciamo, con lo stesso livello di importanza. Non so, certo. Com'è. Ovviamente non c'è una soluzione, non è che bisogna, se no si fa il controllo centralizzato, non è quello ovviamente la soluzione, ma è proprio si tratta attraverso l'informazione, anche lo studio, l'istruzione, no? Cioè, chi ha gli strumenti per poter poi dire, ah no, questa, ma fammi capire. Magari posso vedere anche un titolo sensazionalistico, non so, cioè, mai non sono a conoscenza di un argomento, no? Vediamo, prima di ripubblicarlo, guardiamo un attimo, quindi con tempo, ovviamente, perché richiede tempo, richiede sforzo, e richiede anche la competenza di rivolgersi a qualcuno che ne sa, cioè dire, ma questa cosa qua che ho letto, io sono un po' in dubbio, cosa ne pensi? Questa persona ti spiegherà, per sentire più opinioni, e poi alla fine costruirsi una propria opinione, perché alla fine si è anche liberi di costruirsi una propria opinione, ma basata su qualcosa, non semplicemente sull'ho sentito dire e lo diffondo così, ricevo e diffondo senza pormi problemi. Questo secondo me è una responsabilità di tutti, non c'è chi può esimersi da questo. Certo, se tu hai gli strumenti per comprendere una certa cosa, sarebbe utile anche diffonderli, sì, per esatto. Mettere a chi con la difficoltà con la difficoltà sì, e con tanta pazienza esatto sì, con tanta pazienza, dire ok, e sperando di trovare chi vuole ascoltare, perché se invece non c'è, cioè se uno non vuole ascoltare c'è poco da fare, non c'è, e lì non c'è molto. Però io sono convinto che in realtà la stragrande maggioranza delle persone in realtà è semplicemente spaventata, cioè era un momento critico, cioè non si sapeva che cosa, quindi qualsiasi cosa era una spiegazione a qualcosa che anche lì non si poteva vedere, perché nonostante tutte le due, sia l'elettrone che il virus c'era, ma nessuno lo poteva vedere, poteva controllarlo, quindi è veramente stato un periodo che anche, cioè, non è del tutto finito, quindi, per chiudere il cerchio sul 5G, la grande figata del 5G quindi è il fatto che ci sia la virtualizzazione, sostanzialmente. Sì, allora, sia la virtualizzazione che un utilizzo migliore della parte di rete, della rete radio, quindi della parte radio, tutta anche una rigenerizzazione, sfruttando le tecniche di virtualizzazione e nuovi avanzamenti dell'information technology della rete core, che ha permesso di adesso, attualmente ad esempio, la rete core, che è quella più onerosa in realtà da mettere a posto, oltre l'antenna devono mettere, bisogna mettere. Okay. Però poi c'è da rifare tutto un processo dietro, e gli operatori devono farsi carico di queste spese, perché ovviamente non è banale rimettere insieme tutto, e quindi diciamo che è un lavoro progressivo. Prima si mettono le antenne nuove, poi pian piano si modifica la parte dietro, man mano sì. Quindi è un processo che va avanti mantenendo la compatibilità, perché poi deve funzionare, non è che adesso
interrompiamo le comunicazioni per 2 mesi, tempo, cioè, sarebbe impensabile fare una cosa del genere. Quindi è un processo che sta andando avanti pian pianino con tutti i vantaggi e anche in parte anche degli svantaggi, nel senso che richiede proprio anche la riformazione del personale che poi è parte dell'operatore telefonico, che comunque deve imparare nuove tecnologie, impararsi nuovi standard per essere in grado di metterci le mani, cioè succede un guasto, bisogna comunque intervenire con le nuove tecnologie, non più con quella vecchia. Ricordo ancora quando nel 2019 era uscito forse uno dei primi video di youtuber tipo Linus Tech Tips, che erano andati a New York, che era la prima città in America dove avevano messo tipo le antenne del 5G, infatti funzionava tipo, credo, in una sola piazza, forse due. E c'era, vedevi questi cristiani che andavano in giro col telefono, oh, prendi velocissimo, che figata! E boh, l'unica cosa che mi ricordo da quel tempo, io infatti ancora non ho sperimentato le potenzialità della nuova tecnologia. Beh, tanti, allora, anche lì dipende poi dalla necessità che si ha, nel senso che questo è, io penso che 5G sia uno strumento, cioè come tanti strumenti, no? Perfezionato, messo a punto, però è comunque uno strumento a servizio, poi gioco di parole, a servizio dei servizi che utilizzano questa rete. E alcuni sono già definiti e sono stati quelli che hanno alimentato la ricerca nell'ambito 5G, ma altri, tramite sia il mondo accademico che dice ok, adesso abbiamo questa rete qua, assumiamo di avere questa rete con queste caratteristiche, che cosa possiamo inventarci, che problemi possiamo risolvere utilizzando questa tecnologia che esiste, e anche nel mondo industriale, adesso abbiamo questo, possiamo provare a spingerci oltre, ovviamente, e questo rende possibile in realtà nuove, quindi quello che si era prefissato 5G di fare, magari troveremo altri nuovi utilizzi, nuove, che non erano state pensate all'inizio, che daranno poi impulso magari a modifiche dello standard, quindi a nuove release, fino ad arrivare poi al next big G, diciamo così. Però questo è il percorso che... E cosa ci aspetta per il 6G? Allora, per il 6G innanzitutto è previsto per il 2030, poi non so se anticiperanno per questioni di marketing, anche lì poi c'è una guerra di marketing che è un'altra cosa. Allora, una delle, e anche qua un motivo per rilacciarmi al fatto che cioè 3GPP, il consorzio che gestisce, guarda comunque cosa succede nel mondo, quindi non solo in una stanzina a decidere di standard a tavolino, c'è sempre più presente l'intelligenza artificiale, cioè questa AI che ha servizio della rete. E essendo che le reti diventeranno sempre più complesse, sia a livello di gestione, certi interventi dovranno essere, nel gergo viene detta zero touch, cioè senza un tocco da parte di un operatore, cioè automaticamente la rete, tramite quello che legge, quindi quello che monitora, quello che riceve, decide come adattare, come modificare certi comportamenti. Quindi ovviamente non è magia, cioè ci chiede di allocare più risorse, meno risorse, si parla sempre di ambito rete, non è che fa cose magiche, si mette a pensare come scenari futuristici, eccetera. Quindi, e questo richiede da una parte un ragionamento di diversi algoritmi di intelligenza artificiale a seconda del livello e delle caratteristiche del task che deve essere risolto. Ad esempio, e anche della velocità con cui deve reagire. Ad esempio, se noi mettessimo assistenza intelligenza artificiale a livello radio, quindi con latenze che sono nell'ordine dei microsecondi se non meno, ovviamente sono algoritmi che devono lavorare i modelli che devono lavorare a quella velocità. Se ci spostiamo invece verso la rete core, facendo invece dei pianificazione più ad ampio respiro, più ad ampia scala, ovviamente si possono collezionare molti più dati, ragionare con molti più dati e algoritmi che sono molto più complessi e molto più e modelli molto più grandi. E quindi anche qua, a seconda della scala temporale con cui devono lavorare questi algoritmi di intelligenza artificiale, richiedono specifiche soluzioni. E la rete è pensata sia come rete a servizio dell'intelligenza artificiale, cioè
ad esempio algoritmi che richiedono il collezionamento veloce di certi dati utilizzeranno la rete per, e dovranno essere anche, diciamo, tutto nel processo di, sia di addestramento ma anche di funzionamento, a tenere conto che c'è la rete e la rete a servizio di questi algoritmi, ma anche l'AI a servizio della rete, quindi quindi algoritmi di controllo, gestione automatizzata della rete, e tutti questi saranno, diciamo, porteranno alla nuova generazione. Ovviamente, avendo le varie release, ci saranno diversi step di standardizzazione, test, verifiche, per poi effettivamente avere qualcosa di in produzione. E su questo è fondamentale la parte di ricerca scientifica, cioè di non solo abbiamo ottenuto qualcosa di, diciamo, rifare, quindi proprio testare per davvero nel mondo a servizio, ad esempio, delle reti 6G, che tutto funzioni, e soprattutto è capire questo, per non togliere completamente l'uomo da questo processo, capire perché funziona in questo modo, quindi le tecniche di explainable AI che sono ancora in parte nella loro infanzia, quindi bisogna anche lì andare in una direzione che permette di capire, perché poi sono algoritmi che operano su sistemi che possono essere anche critici, quindi di gestione di infrastrutture piuttosto che di rete, che se decidono di fare perché è cambiato un bit e non ce ne siamo accorti, possono portare a conseguenze che non sono anche disastrose. Esatto. E il motivo per cui ci si sta muovendo verso questa soluzione è per il semplice fatto che un algoritmo di intelligenza artificiale è in grado di gestire molti più parametri, quindi prendere decisioni a partire da quelli, cioè, perché tipo non riesco a spiegarmi perché in un ambito come una rete, anche se diventa più complesso, non si mantiene comunque la struttura che abbiamo adesso con, lo so, algoritmi. Allora, quelli rimarranno, nel senso che non è che vengono soppiantati, ma per certe, ad esempio, anche la scelta potrebbe essere la scelta di questo insieme di algoritmi ottimale per il contesto. Quindi, ad esempio, abbiamo adesso una gestione di risorse che è, faccio un esempio, è completamente uguale per tutti i dispositivi, e adesso stiamo scegliendo questo. Cambia il contesto, nel senso che pian piano, che ne so, sotto questa antenna sta succedendo qualcosa, quindi io tengo traccia, monitoro che sotto questa antenna sta avvenendo qualche cambiamento, e sempre più dispositivi o servizi richiedono una locazione diversa, allora in modo automatico io decido di operare un cambio o un cambio o un'alterazione di quello che è il funzionamento dell'algoritmo. E anche qua si basa sulla possibilità di istruire anche, e anche su questo un'altra delle tecnologie su cui si sta affrontando questo lavoro, che è la programmabilità degli apparati di rete, cioè proprio di scrivere dei programmi che girano, che possono ricevere parametri dall'esterno, e questi parametri sono dettati, potrebbero essere dettati dall'intelligenza artificiale, che diceva adesso questo deve funzionare in questo modo. Ovviamente per i tempi di reazione, ovviamente questi vanno sempre, cioè l'umano c'è sempre, non è che sparisce completamente, però quello che poi opera nel concreto è un sistema automatico, guidato da tecniche di AI che sono, diciamo, la frontiera da questo punto di vista. Non lo so, cioè non so poi come evolverà e come sarà, ed è ancora attività di ricerca, infatti siamo ancora nella prima parte di attività di ricerca, di definizione di che cosa sarà, e qui, diciamo, se leggete diversi documenti su 6G ci sono le sparate più grosse, avremo comunicazioni olografiche, alcune sono fattibili, cioè, però richiedono, cioè ovviamente sono, è puntare in alto, cioè inizialmente si punta in alto e poi si vede quello che si può fare, però è così che in realtà si riesce a, diciamo, buttando il cuore oltre l'ostacolo, in realtà il cervello oltre l'ostacolo, si riesce a ottenere. È lì che si alza l'asticella. Esatto, l'asticella va alzata e da lì poi si dice, ok, adesso voi avete detto queste cose, vediamo che cosa, come farlo. E quindi studiare nuovi meccanismi, studiare nuove soluzioni, ce ne sono dei più disparati, qualcuno mai che manco si era pensato, cioè se si pensa all'inizio degli anni 90 con 2G, ok, ci basta comunicare con la voce, poi magari qualche sms, guardate dove siamo arrivati oggi, e abbiamo ben oltre la possibilità di comunicare via
con la voce tramite le comunicazioni wireless. Quindi sì, è affascinante vedere tutto il percorso. Sì, e che funziona, questa è l'altra cosa. Sì, che funziona. Non è come diciamo, i prototipi che facciamo in laboratorio, sì, ok, ha funzionato per la pubblicazione. No, quello funziona per davvero, io accendo e questa cosa funziona per davvero. Quindi quello è l'altra. Di cioè, solito. Di solito, di solito. È pensato per lavorare sempre. Beh, io direi che abbiamo detto delle cose fighissime fino ad ora e inizierei con un altro, anzi concluderei con un argomento attuale e affascinante, le smart cities. Cosa sono le smart cities e perché sono, perché è un argomento affascinante? Allora, premetto di non essere il massimo esperto di smart city, ma qualcosa, qualcosa so, soprattutto dal punto di vista della, diciamo, che ha a che fare con l'ambito ECHA, che è la parte di telecomunicazione, diciamo di rete di comunicazione. Allora, le smart city sono è un'unione tra quello che è la comunicazione, quindi raccogliere, l'utilizzare la rete come veicolo per appunto raccogliere informazioni di contesto da una città e ottimizzare diversi ambiti della città. Questi possono essere più disparati, cioè possono essere ottimizzati servizi che hanno a che fare con la persona, ad esempio si parla di healthcare piuttosto che gestione dei trasporti, miglioria dei trasporti pubblici in funzione, studiando come effettivamente le persone si muovono all'interno della città per capire come ad esempio cambiare le rotte, come aumentare le frequenze ad esempio di una certa linea di autobus o di metro, quello che potete immaginare. O anche gestire, ci sono progetti che gestiscono la luminosità diversa delle luci stradali a seconda di quante persone ci sono e se serve per risparmiare energia. E tutto è per ottimizzare tutto quello che sono i servizi all'interno della città, quindi servizi sia del cittadino ma anche di risparmio energetico per la città e anche, quindi, anche di servizi funzionali, cioè risparmio di acqua, risparmio di energia, risparmio di riscaldamento piuttosto che, e tutto questo richiede un continuo loop di monitoraggio, raccolta dati, quindi decisione, data mining, anche AI, decisione, implementazione di questa decisione e monitoraggio. È un continuo ciclo in real time che dà la possibilità alla città di diciamo cambiare e di ottimizzare i propri in modo di offrire questi servizi e di vivere all'interno di questi servizi. Ovviamente è un processo lunghissimo, cioè siamo ben lontani dall'avere questo, perché richiede innanzitutto anche una volontà politica, e qua ovviamente cioè, è un intervento, cioè anche, da una parte è anche una sfida, un crederci, perché comunque non si sa bene dove si porterà, quindi richiede anche una volontà. Richiedono infrastrutture, quindi qua la parte diciamo di telecomunicazione diventa fondamentale, perché senza la possibilità di raccogliere dati tramite la rete non è possibile fare questo aspetto, e soprattutto anche un gap di accettazione, cioè il fatto che viviamo in un ambiente che viene ottimizzato in funzione di qualcosa che succede, che viene monitorato. E qua ci sono degli aspetti, pur non essendo prettamente nel mio campo, sono aspetti importanti come anche la privacy e la sicurezza di chi viene monitorato, perché altrimenti rischia di diventare qualcosa che è il grande fratello che guarda tutto per ottimizzare non si sa bene che cosa. Sì. Quindi serve anche una trasparenza da questo punto di vista e una capacità, e tra l'altro uno studio di tecniche di privacy per serving, di sicurezza, che permettono di ottenere risultati che sono utili per la città, il cittadino, ma che preservano anche l'integrità del cittadino stesso, perché altrimenti non, questo è un aspetto fondamentale, un aspetto etico che va secondo me considerato alla base di tutto, perché uno può essere entusiasta di FAS, ma non è detto che tutti vogliano essere, cioè tipo me, a livello diciamo per deformazione professionale è bellissimo avere l'ottimizzazione di questa delle risorse, però poi a che prezzo? Sì, sì. Questo è, e lì c'è un dibattito apertissimo, quindi non,
e non ne sono neanche così esperto, però questo è un aspetto fondamentale che secondo me va tenuto in considerazione nel momento in cui si fa qualcosa che coinvolga la persona e il risultato sia qualcosa per la persona. Sì, perché poi quando bisogna implementare un certo modello alcuni risultati magari possono essere predetti secondo studi fatti. Quando lo implementi vedi che magari la gente reagisce in un certo modo e capisci che i costi sono maggiori dei benefici. Esatto, esatto. Ma no, infine tanto i mezzi arrivano in orario anche così, quindi... Allora, basta, chiudiamo tutto! Sì, no, beh, effettivamente no. I mezzi di Milano avrebbero bisogno di una manina. Sì, ti richiede però l'intervento, perché poi richiede anche l'accettazione delle, diciamo, delle varie municipalità che dice, bene, ci fidiamo e quindi riorganizziamo il nostro giro di auto, per esempio cambiandolo giorno per giorno. E lì però richiede anche che, diciamo, banalmente l'autista, ah ma ieri facevo questo giro, oggi perché faccio questa... Quindi richiede, cioè, ma è una cosa complessa che richiede una serie di step. A livello di, diciamo, di laboratorio possiamo inventarci, pensare quasi come dicevi tu, il modello più bello del mondo, poi quando lo mettiamo per davvero ci manca, diciamo, l'ultimo miglia, però questo sistema non c'è. E allora serve una sinergia, perché richiede, diciamo, la fusione e la cooperazione, questo è l'altro aspetto, di tantissimi ambiti, che sia appunto quello gestionale, governativo, quello delle aziende che poi vogliono far parte in questo loop, degli utenti, degli operatori, quindi richiede una coordinazione molto molto sofisticata. Infatti sono tanti progetti che magari si occupano specifici di un certo ambito, cioè quello delle luci ad esempio, oppure a Barcellona per gli autobus gestiti, insomma sono progetti che si occupano, ok, proviamo a vedere se in quest'ambito per questo specifico problema cambiamo, questa tecnica funziona e poi possiamo allargare. Quindi anche lì la fase di sperimentazione prototipale su piccole, Barcellona non è così piccola, però la città potrebbe restringendo il caso. Esatto, comunque esatto. Ogni ambito ha i suoi problemi. Sì, sì, specifici, esatto. Specifici, quindi... cioè le luci nella strada sono una cosa, poi mi è venuto in mente un esempio. Se voglio fare un sistema intelligente che gestisce le tempistiche di un semaforo, immagino che ci sia tutta la scienza che viene dallo studio del traffico, eccetera, che esatto. Tra l'altro è una cosa, secondo me, sorprendentemente studiatissima. Dipende. In alcune città i semafori sono sincronizzati veramente, no, no. Veramente male. Cioè, i semafori spesso fanno schifo, ma dico, okay. Il traffico in sé è strastudiato, cioè, sì, sì. Se pensi a come ingegnerizzano le intersezioni tra le strade, cioè, pensano pochissimo sì. Queste cose, sorprendentemente. Effettivamente è abbastanza sorprendente. Sì, sì, no, cioè, metti... sì. Sì. A volte ci sono no, cose no, che i semafori, non i semafori fanno schifo, no, quello condivido, no? Veramente affascinante. Io, non essendo addetto ai lavori, ho imparato un sacco di cose. Puoi dare l'esame del mio corso e vedere se lo passi. Ok, allora mi iscrivo. Oh, no, non gli conviene perché poi lo deve dare con me. Se prende un voto più alto, poi è veramente triste. Cosa che può succedere? Cosa che può sì. Ok, dai, ti ringrazio, Christian. Grazie a voi. E ci auguriamo magari di vederti in un altro episodio con noi. Grazie mille, grazie a voi della possibilità che mi avete dato di parlare un po' di questo 5G. Spero di aver spiegato alcune parti più o meno tecniche anche a chi come te. No, confermo, assolutamente. Ok, perfetto. Va bene, grazie. Quindi 5G cellulare subito, vai a comprare. ce l'ho già, in realtà. Ah, allora puoi andare in giro. Passerò il 6G poi, inizierò a leggermi i paper su. Okay. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao.